come possono aiutare i giornalisti per risolvere, in particolare aiutare a risolvere un po' questa vicenda, insomma, importante per tutto un territorio, per tutto un paese? Ma credo che devono prendere quasi un po' esempio da questo docufilm, perché è un docufilm che ci costringe tutti a misurarsi con la verità drammatica dei fatti, dove c'è l'industria che sparisce, il lavoro che se ne va, le famiglie che finiscono in crisi. Allora, il giornalismo ha un dovere sociale, informare con cura sui problemi, sulle situazioni che si creano, sui singoli fatti di cronaca come le manifestazioni, ma stare sul pezzo, non dimenticarsi il giorno dopo che c'è stata una manifestazione che quel problema non è finito, quel problema è rimasto. E allora se l'informazione sta sul pezzo, io credo che si può concorrere a tenere viva la coscienza civile e a tenere alta l'attenzione sulla responsabilità di chi può e deve decidere. Perché se assume un impegno lo mantenga e perché se l'impegno non è mantenuto si spieghi, si ricordi che non è stato mantenuto e si dica perché. E quindi l'informazione è una risorsa sociale, è un fattore di sviluppo. Se l'informazione è pulita e corretta, ha un ruolo centrale per lo sviluppo. Se l'informazione invece si piega ai modelli comuni della quotidianità che impone l'audience a tutti i costi, che impone, diciamo, il fuggevole, allora probabilmente l'informazione non fa il suo dovere, diventa scadente, non utile e anche per questo perde incidenza e persino diffusione, persino capacità di penetrazione.